Il Quest 2 e il Quest Pro si aggiornano alla versione V50 con multitasking mentre si gioca, l'abilità di poter toccare direttamente gli elementi digitali con le mani e un potenziamento ai Touch Pro Controller. Io sono Lumior e iniziamo a vedere il multitasking. Allora, una funzione veramente fighissima che è disponibile già nel Quest Pro è quella di poter aprire un'applicazione 2D, anche banalmente il browser, mentre si gioca. Quindi se stai giocando a Dimio, tu prendi e puoi aprire il browser per magari capire come sconfiggere un nemico, o magari se stai nel mezzo di una partita a Red Matter 2 e non sai bene come proseguire, puoi fare semplicemente una ricerca online. Ebbene, con questo aggiornamento si porta questa feature anche sul Quest 2, e a Meta questa cosa piace tanto, perché se tu non ti levi il visore, per loro è una vittoria. Quindi potenzialmente dice che letteralmente mentre aspetti la gente, per esempio in World About Minigolf, puoi semplicemente aprire Instagram, scrollare un po', vedere qualche reel. Insomma, sapete bene quanto Meta vuole che state attaccati. Questa cosa qua apre sicuramente molte possibilità, come per esempio utilizzare Discord web, WhatsApp e tantissime altre cose direttamente nel browser senza neanche uscire dal gioco. Ok, il Direct Touch. Questa cosa è fighissima, non vedo l'ora di provarla, perché effettivamente è molto figo utilizzare l'hand tracking. Ci ho fatto un video che trovate qui sopra in cui mostro quanto a me piace usare l'hand tracking, e senza dubbio poter interagire con la UI o comunque l'ecosistema del Quest 2, poter pizzicare con le dita, quindi fare questo effetto di avvicinare l'indice e il pollice per selezionare le cose, sicuramente è funzionale. E effettivamente il Direct Touch è la cosa migliore che si può fare. Infatti non dovrei più utilizzare delle pose per fare determinate cose. No, se tu vuoi aprire quell'applicazione, la puoi cliccare con il dito. Stessa cosa lo potrai fare anche con il controller, quindi non dovrai usare per forza l'hand tracking. Potenzialmente, quindi, anche se c'è una tastiera, tu puoi scrivere con le tue mani e cliccare nei tasti, diciamo, tra virgolette, fisicamente. Ovviamente il tasto sarà digitale, ma tu con il dito, con la tua mano digitale, potrai cliccarlo. Il tutto lo troverete nella sezione delle funzionalità sperimentali, che dovete semplicemente abilitare per poterne far uso. Poi un'altra piccola cosa che hanno aggiunto poco fa è una demo di un gioco che si chiama First Hand, che è essenzialmente una demo nell'App Lab che trovate nello store, che ti mostra come i giochi in futuro potranno utilizzare questi pacchetti per poter muoverti in VR solamente con le mani. Quindi effettivamente potrai muoverti col teletrasporto solo con le mani, i controller non li dovrai mai più usare. Questa cosa non vedo l'ora che si espanda, perché effettivamente molti giochi sì, puoi utilizzare le mani, ma poi per spostarti magari devi usare il controller. Una delle cose più belle che ha il Quest Pro sono senza dubbio i controller, e che effettivamente uno dei problemi più grandi anche che ha il Quest Pro, per esempio, è il pairing di questi controller. Nel momento in cui accendi il visore e prendi i controller, ci mette un po' a trovarli e a farli effettivamente vedere in realtà virtuale. Con questo nuovo aggiornamento quindi andrà a velocizzare molto questa cosa qua, potendo prendere il visore, accenderlo, premere i tasti per accendere anche i controller, e subito dopo te li troverai attivi e pronti per essere utilizzati. Dato che i Touch Pro Controllers possono essere utilizzati anche con il Quest 2, non è ancora certo se questa cosa qui verrà velocizzata anche su Quest 2, il che è molto probabile in realtà. E se volete vedere cosa è successo dopo che ho utilizzato per 365 giorni il hand tracking, il video lo trovate qui. Ci vediamo là.